150 cani hanno partecipato alla prima edizione della gara cinofila che si è svolta presso il campo sintetico di località Foresta a Chiaravalle, organizzato dal giovane chiaravallese Piero Azzarito. Qualificata ha avuto il compito, e non è stato facile, di assegnare il primo posto, che è stato assegnato al pastore tedesco di Mara Brancati, originaria di Taurianova. La giuria era composta dal presidente del gruppo cinofilo di Catanzaro, Nicola Cirillo, dalle dottoresse Laura Corea, Anna Flavia Piamazza, Daria Petraco e dal dottor Aldo Mustari. Presente l'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Donato e l'assessore Sergio Garieri. Inoltre il numeroso pubblico presente ha degustato i prodotti tipici locali, preparati dal maestro chef Domenico Venturino, detto Rambo. Una gran bella giornata che dimostra realmente la passione di molti nostri concittadini per gli animali. È un discorso questo qui che nel tempo ha portato alcuni amici ad avere questa passione e a portarla anche poi ad avere dei propri e veri allevamenti. E oggi qui c'è la dimostrazione di un giovane chiaravallese che ha intrapreso questa strada anche con molto successo. Perché? Perché i suoi cani sono apprezzati, sono ben posizionati nelle varie mostre canine che va a fare a livello nazionale, e oggi siamo qui a Chiaravalle con una grande partecipazione di gente che viene da tutto il comprensorio con una vasta specificità di cani, e questo fa piacere perché ancora una volta si riesce a Chiaravalle a calamitare persone, e sempre non solo ed esclusivamente su un solo settore, ma si può sempre di più variare in tanti tipi di specificità. Oggi siamo qui in questa mostra canina, che vuol dire realmente dare della visibilità a chi opera e opera bene sul nostro territorio. Un ringraziamento particolare va a Piero Azzarito, il nostro compaesano, e diciamo che sono arrivati tutta la Calabria, e far conoscere Chiaravalle pure è importante. Sì. E certo, anche perché questo è un bigliettino da visita. Piero, mi riferivo a lui infatti quando ho detto che sta lavorando bene, con grande passione, ed è chiaro che quando poi uno lavora bene e ha dei cani come ce li ha lui, dove partecipa e si fa conoscere, è chiaro che poi quando lui organizza una manifestazione del genere viene ricambiato, perché la partecipazione qui da più parte della Calabria nel nostro paese è un merito che va a lui per come lui opera sul territorio, e poi anche noi gli diciamo grazie da cittadini chiaravallesi. Perché? Perché mette la nostra bella e amata cittadina al centro dell'attenzione di chi è amante dei cani a livello regionale, e quindi oggi qui a Chiaravalle è un appuntamento a livello regionale per questa mostra canina. Grazie a Piero per quello che ha fatto e per aver voluto farlo qui a Chiaravalle insieme a noi. Quando si vuole si può fare tanto, e questa è una manifestazione che diciamo è a costo zero. Sì, sì, ma infatti non è che c'è bisogno di tanto, ci vuole grande collaborazione, e noi come amministrazione ce la mettiamo tutta sapendo sempre che a molte cose si devono affrontare anche senza grossi dispendi di denaro, però è chiaro che ci vuole la passione, ci vuole l'amore e ci vuole anche quel sacrificio che deve essere poi anche da noi aiutato a poter portare poi queste manifestazioni, a farle riuscire bene. È chiaro, noi diamo tutta la nostra disponibilità al fine che queste cose vengano fatte. È un momento particolare questo, è un momento particolare perché oggi per avere autorizzazioni per fare questo tipo di manifestazioni non è facile, oggi ci stanno delle preclusioni da parte dei vari organi affinché le cose vengano fatte, ma devono essere fatte bene, e questo dimostra che Piero anche questa manifestazione l'ha saputo organizzare. Vediamo che c'è una grande organizzazione, c'è un sistema anche di sicurezza, e questo fa piacere perché poi alla fine partecipi a queste manifestazioni a costo zero, ma nello stesso tempo vedi che c'è una grande organizzazione dietro che fa sì che queste manifestazioni possano riuscire, ed effettivamente è così.